Gabriele Falchini, attaccante della Massese, sei tornato al gol. Ricordiamo che in Coppa, sempre a Viareggio, ne avevi segnati tre. Speriamo domenica prossima devi giocare contro il Viareggio, magari ne rifai un paio. Speriamo di giocare con 20 Viareggi. No, sono contento perché ci voleva anche per tirarsi un po' sul morale. E è stato bravo anche Chianese a darmi il pallone, poi ho visto il portiere che usciva, ho cercato di fargli il pallonetto, è andata bene. Sono contento perché la squadra ha lottato e il secondo tempo siamo venuti fuori, il Viareggio è un po' calato fisicamente e noi invece siamo cresciuti piano piano e con la determinazione che ci voleva in questo periodo che ci va un po' tutto storto. Anche il primo gol di loro, insomma, è stato un mezzo rimpallo, la palla è rimasta lì, hanno fatto gol, quindi ci va un po' tutto storto e ci voleva questo pareggio, anche se era meglio vincere, perché la situazione è sempre un po' tragica, però sicuramente ci dà un po' di morale per affrontare le prossime partite con più carica, diciamo. Dal punto di vista tattico ti sei trovato a giocare spesso da solo, in due e nel secondo tempo in tre. Qual è la tua la condizione più congeniale al tuo modo di giocare? No, sicuramente il primo tempo eravamo un po' troppo bassi e spesso mi trovavo da solo, però non è una colpa della squadra o di qualcuno, insomma loro sono stati bravi a metterci lì e noi cercavamo di ripartire, però era difficile perché da solo contro due o tre difensori non era facile. Però poi il secondo tempo, ripeto, anche crescendo fisicamente siamo riusciti a essere più propositivi davanti e anche gli innesti di Granito, insomma Mannucci, ci hanno portato anche più freschezza, comunque anche Diouf ha dato il suo apporto e bisogna riuscire a essere più tranquilli nelle giocate, non farsi prendere dall'ansia che purtroppo un po' c'è. Però bisogna continuare su questa strada determinati e io penso che le qualità ci sono per venire fuori da questa situazione.